Il Centro per l'Impiego lo scorso 29 luglio ha assegnato nella piattaforma ANPAL del Ministero del Lavoro 40 beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nel comune di Bagheria per svolgere i lavori di pubblica utilità, i cosiddetti PUC. Il comune ha presentato il progetto della durata di 18 mesi fino al 1 dicembre 2022. Nell'ambito dei patti per il lavoro e per l'inclusione sociale, i beneficiari del reddito di cittadinanza sono infatti tenuti a svolgere progetti utili alla collettività nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. Le aree di intervento del comune di Bagheria sono il decoro urbano e la tutela delle spiagge della frazione di Aspra, la cura dei beni comuni e il supporto alla promozione e fruizione delle ville e dei giardini del territorio. Secondo quanto risulta dalle ultime manovre, gli assessorati regionali hanno provveduto a sbloccare importi milionari per il pagamento di enti, imprese e persone, il che se da una parte rientra nella naturale gestione del bilancio, dall'altra stride con il fatto che le somme da anni destinate agli impianti di depurazione locale attendono ancora nel cassetto. E quanto afferma l'onorevole Caterina Licatini, deputata del Movimento 5 Stelle, da sempre impegnata sul fronte della depurazione in Sicilia, che in relazione alle ultime operazioni economiche della regione siciliana è perplessa mediante una specifica inchiesta in Commissione Ecomafie. In riferimento in particolare al depuratore di Santa Flavia, che grazie al suo intervento è stato finalmente assegnato al commissario straordinario unico con determina dello scorso febbraio. Tuttavia si attende ancora che la Regione trasferisca al commissario le somme necessarie per la realizzazione dell'opera affinché l'iter proceda speditamente. Per sopperire alla mancanza di posti nel cimitero comunale di Santa Flavia, l'amministrazione comunale ha disposto la gara per il primo lotto funzionale per la realizzazione di 100 nuovi loculi e 120 ossari. Preliminarmente ha previsto la consultazione di 10 operatori economici qualificati a partecipare alla gara per l'importo a base d'asta di 90.000 euro oltre IVA. Ad aggiudicarsi l'appalto la ditta Falzone Gaetano Prefabbricati SRL di Campobello di Mazzara, che ha offerto un ribasso del 33,42% per un netto contrattuale di 59.922 euro. Proseguiranno fino a martedì 24 agosto gli Open Days, l'iniziativa voluta dalla Regione siciliana per incentivare la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. La decisione di implementare ulteriormente l'attività è stata presa dall'assessorato alla salute in considerazione dell'aumento di positivi al virus. La somministrazione, che avverranno prevalentemente con sieri Pfizer e Moderna, verranno effettuate in tutte le aziende del servizio sanitario regionale, compatibilmente con l'attività programmata dalle stesse per il mese in corso. A causa delle alte temperature di questi giorni, diverse zone della città sono rimaste senza energia elettrica per diverse ore, complici i condizionatori delle abitazioni accesi. A soffrire di più le attività commerciali, che hanno dovuto interrompere l'attività. Purtroppo i guasti accadono, fanno sapere da Enel, ma per norma le aziende che erogano il servizio di energia intervengono tempestivamente entro il tempo massimo di 8 ore. Il tutto gestito dall'autority e dopo mezz'ora dal guasto. 160 corsi di laurea complessivi, dei quali 15 di nuova attivazione e 3 interamente in lingua inglese e fruibili a distanza, per favorire la frequenza degli studenti stranieri per il prossimo anno accademico 2021-2022 presso l'Università di Palermo. Ad annunciare le novità è stato lo stesso rettore Fabrizio Micari, il quale fa presente che all'Ateneo Palermitano presenta un'offerta formativa sempre più ampia, aggiornata e competitiva. In totale, i 160 corsi di laurea, ben 15 sono di nuova attivazione. L'Università di Palermo punta molto sulle sedi decentrate di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, con un totale di 16 corsi di laurea, di cui 4 sono novità assolute. E particolarmente attenzione è stata data agli sbocchi professionali dei territori di riferimento. Tra le novità un percorso interateneo con la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, un nuovo corso di laurea magistrale in religioni e culture.